Un commento su questo evento Elex? Beh, sempre interessante, hanno sempre delle cose interessanti da dirci, è un gruppo in evoluzione, così come il loro gruppo internazionale. Una cosa che mi piacerebbe condividere con tutti loro è che per il secondo anno consecutivo Bob Etterman a livello di gruppo è stato il fornitore numero uno come partner di Imerco, votato dall'Imerco. Quindi questa è davvero una notizia che ci rende orgogliosi e speriamo di esserlo anche per l'Italia a tendere, anche se noi purtroppo non siamo tra i 5 che rappresentano l'80% del fatturato, almeno qui in Italia. Non ha fatto altro che ribadire i concetti che ci sentiamo dire da molti anni, che il mercato è cambiato radicalmente, il numero degli operatori è calato drasticamente, c'è una concentrazione anche sui fornitori e questo porta a due posizioni contrapposte di forza, da una parte i grossisti molto più forti, dall'altra il produttore molto più forte. Quello che ci si chiede per piccole aziende come le nostre, quali spazi potremmo trovare? E credo che la risposta stia come da parte loro nella specializzazione. Cioè, bisogna diventare molto bravi a fare quello che si sa far bene. Bene. Ma direi che ho partecipato con grande attenzione a questo incontro che hanno proposto con un cambiamento, direi, che ha portato innovazione. I contenuti sono stati sicuramente di grande interesse, si sono espresse tutta una serie, diciamo, di aspettative, richieste che vanno in linea a quello che è il rapporto tra fornitore e distribuzione. Ritengo che sono le basi per continuare quello che è il rapporto di collaborazione che noi produttori crediamo e vogliamo fare con la distribuzione del materiale elettrico. Compatto ma concreto, nel senso che sono stati espressi dei concetti e dei giudizi sul mercato piuttosto coerenti, sui quali non si può che convenire, fa sicuramente riflettere una delle prime diapositive che ci hanno fatto vedere, la contrazione del numero dei soggetti con la conseguente aggregazione. Questo è un posto dove queste cose sono dimostrate. Interessante, mi è piaciuta la condivisione con i soci, è stato un modo per rafforzare la condivisione dei progetti che hanno enunciato, più chiara del solito, almeno io ho ricevuto un messaggio più chiaro del solito, quindi ci sforzeremo di cercare di far coincidere i nostri binari, non importa se prima o dopo, però ci interessa partecipare e collaborare sempre più con il gruppo Elex. Sì, onestamente mi è piaciuto, ma anche per il respiro internazionale che ha avuto Elex, per la prima volta sono stati messi i numeri, gli accordi che compongono e soprattutto lo sviluppo di spesa elettrica, devo dire che crea molte aspettative. Per noi italiani è sempre qualcosa un po' difficile, per le società capir bene altrettanto, ma è sicuramente il futuro. C'è sempre il massimo della professionalità, è sempre un convegno su cui si imparano parecchie cose su questo nostro settore che sta comunque funzionando. No, devo dire che è un momento in cui si può capire un qualche cosa che può far bene anche per il fornitore.